noi siamo personale che siamo al momento già formato e idoneo a partire anche sui mezzi di soccorso e anche in zone terremotate. Non ci usano per questo scopo, anzi, le dirò di più, stanno mettendo in campo la protezione civile per far svolgere compiti che a loro non competono. Vigili del fuoco discontinui a Milano, un'assemblea per sollevare il tema del diritto di questi lavoratori che dalla politica nel tempo sono stati resi invisibili, da lavoratori precari a volontari. Tramite appunto delle norme prima del governo, quindi Brunetta, poi riconfermate dal Job Act di Renzi, questi lavoratori sono stati appunto resi volontari, quindi è come se il loro lavoro non fosse svolto per la pubblica amministrazione, ma volontariamente reso. Quindi sono stati utili per l'amministrazione quando spesso c'era da coprire le fere, coprire i turni, i periodi più intensi, e poi a quanto pare negli ultimi anni sta proprio diventando piano piano una decisione presa dall'amministrazione per eliminarci. Il vero problema è che non è che ci eliminano ricollocandoci da un'altra parte, il problema è che ci eliminano e basta. Ci sono appunto tra loro lavoratori che ormai sono 20 anni, 10, 15 anni che fanno questo lavoro come precari, la cittadinanza non è neanche a conoscenza di questo fenomeno, quando in Italia c'è un'emergenza ambientale, e lo sappiamo, nei terremoti, nelle emergenze appunto anche dei beni artistici, e che appunto necessiterebbero sicuramente di un'assunzione, di un rinforzamento di questi corpi che sono a tutela dei cittadini. C'è una carenza d'organico a livello nazionale che, confronto ai paesi europei, è di migliaia di persone per cittadino, quindi se fa la proporzione che in Europa c'è un vigile del fuoco ogni 1000 abitanti, in Italia ce n'è uno ogni 15.000, quindi non è che servirebbe, credo sia proprio necessario. Noi vogliamo ricordare per esempio l'emergenza al terremoto che c'è stato qualche anno fa. Noi eravamo presenti, abbiamo dato la nostra disponibilità per intervenire, lo Stato, per non far vedere che noi servivamo, cosa ha fatto? Ha mandato, come è giusto che sia, per l'amor del cielo, le colonne mobili da altre regioni, però sappiamo anche noi che i mezzi che si spostano dalla Lombardia e devono arrivare in Bassa Italia, occorre tempo, non è che arrivano in giro di 5 minuti. In quel frangente cosa è successo? Pur di non richiamare noi, hanno utilizzato praticamente civili e protezione civile per scavare. Noi a casa davanti alla telecamera a vedere quello che stava succedendo. Assurdo. Noi come CUB, che mettiamo al centro della nostra battaglia la lotta contro il precariato, sia nel settore privato che nel settore pubblico, siamo fortemente indignati perché anche lo Stato si rende complice di questo calpestamento di diritti e consente che ci siano lavoratori, appunto, come diceva il nostro giornalista che ci sta intervistando, invisibili. La vostra battaglia ha portato a una risoluzione sottoscritta da diversi soggetti politici e anche di diverse forze politiche. Seppur una risoluzione è un'indicazione al governo, è un atto importante perché è firmato sia da maggioranza che opposizione, quindi dopo lunghe battaglie siamo arrivati a questo punto, adesso speriamo di riuscire a chiudere la partita appunto con una stabilizzazione per tutto il personale precario. È stata approvata una risoluzione in affari costituzionali alla Camera lo scorso gennaio, e in cui si riconosce il ruolo del discontinuo, differenziando dal volontario, perché sono i volontari della domenica e i discontinui. I discontinui che hanno coperto le carenze del corpo, un corpo che ha carenza di circa più di 3.500 persone, quindi potrebbe essere attinti da questi lavoratori che comunque hanno esperienza sul campo, oltre che, diciamo, corsi di formazione. È un atto importantissimo perché per la prima volta le forze politiche tutte riconoscono il diritto di questi lavoratori ad essere considerati precari della pubblica amministrazione, in quanto tali, il diritto ad una stabilizzazione. Abbiamo prodotto un documento che quasi a 360 gradi, anche grazie all'aiuto di alcune sigle sindacali,
sicuramente non delle sigle sindacali, voglio dire, maggiormente rappresentative in Italia in termini di numeri di tessere, perché il sindacato è un diritto costituzionale. Io in Costituzione però non ho mai visto che un sindacato deve essere più o meno importante al netto della rappresentanza, se ha più o meno tessere. Il sindacato è un organismo importantissimo che deve andare a tutelare il lavoro a 360 gradi, il lavoro tout court, non soltanto di alcune categorie. Per questo era nato il sindacato, quindi alcune sigle sindacali, diciamo le minori, ci hanno dato una mano. La vostra battaglia dimostra che il conflitto, quindi il diritto a lottare, eventualmente anche a scioperare, è un elemento, è l'unico elemento che dà una possibilità di riscatto a chi lavora. Da questo punto di vista, che sostegno avete avuto? I sindacati ci hanno snobbato tutti. L'unico sindacato che ci ha dato la possibilità di far sentire la nostra voce è stato il sindacato CUB. Anzi, voglio anche esprimere un mio giudizio su Giorgio Tiboni, che ci ha appena lasciato da pochi giorni. Grazie a lui siamo arrivati a questo punto. Era una persona straordinaria. Lui un giorno mi disse: ho voluto voi perché siete dei vigili del fuoco, siete degli eroi, l'eroe è lui. Noi nella nostra carriera lavorativa, male che vada, riusciremo forse a salvare un centinaio di persone. Lui questi anni, con la sua lotta, è riuscito a salvare migliaia di famiglie. Noi ci auguriamo che la politica, che pure fa il suo mestiere, spesso non condiviso da noi e dai lavoratori e dai cittadini, si renda conto che le tasse vengono pagate da tutti noi e noi pretendiamo che i servizi vengano resi in modo efficiente, gratuito, e soprattutto pretendiamo una sicurezza vera per i cittadini tutti, e chiediamo che uno dei corpi fondamentali per questa sicurezza sia reso e messo nelle condizioni di lavorare e di renderci cittadini sicuri.